Parto io. Pronti? Ciao mister. Questa volta possiamo dire che l'approccio è stato sicuramente quello giusto rispetto ad altre volte. Eh sì, siamo partiti molto bene fino al gol, poi dopo il gol ci siamo un po' abbassati e abbiamo lasciato un po' la palla all'avversario, abbiamo fatto fatica un po' a risalire nel primo tempo. Nel secondo abbiamo messo a posto un po' di cose, per me siamo andati molto meglio, siamo riusciti a essere un pochino più alti e a far gol, e poi dopo la partita a tratti l'abbiamo fatta molto bene, anche quando avevamo la palla abbiamo trovato buone giocate. Adesso dobbiamo riprendere un po' di fiducia a noi stessi, perché adesso siamo un po' altalenanti, oggi la squadra sta un po' altalenante e dobbiamo ritrovare i giocatori giusti, perché adesso qualcuno abbiamo recuperato, per me qualcosa si vede in più, e la fiducia. Come si spiega questa metamorfosi tra il primo e il secondo tempo? Cosa hai detto nello spogliatoio? Ma facciamo fatica a uscire sull'esterno, perché ci portavano un giocatore in più sull'esterno e non l'avevamo bene capita come andarli a prendere. Secondo tempo per me ci siamo messi un po' meglio, abbiamo preso coraggio anche nel gioco, perché il primo tempo anche quando recuperavamo palla la riperdevamo molto velocemente e credo che dopo invece siamo riusciti a muovere palla giusta con un'idea, con un... bene. Molto bene. Mister, buonasera. Quanto è importante in questo momento non aver ritrovato la vittoria? È anche una liberazione, no? Visto l'ultimo mese e mezzo. È fondamentale per tutti noi, per i giocatori soprattutto, vabbè, per la gente, per noi staff, ma soprattutto per i giocatori, perché riprendono un po' di coraggio, di energia, perché per non vincere mai fa male a tutti, ma i giocatori soprattutto che vanno in campo. E Gondò ha avuto un ottimo minutaggio, no? Quindi è importante, l'ha detto, no? Il recupero di questi giocatori, anche Kabashi, abbiamo ritrovato Kabashi, cioè sono queste, no, le risposte che cercava? Io l'avevo detto quando perdevamo e oggi ti dico che ancora oggi è entrato pure Cernigoi bene, e questo è, ragazzi, il calcio non è che fanno gli allenatori o i cose, i calciatori sono al centro del calcio e con i calciatori più adatti hai più possibilità di vincere. A proposito di calciatori adatti, buonasera mister. Buonasera. Avete vinto una partita di quelle che diceva ci vuole mestiere, perché vi siete un po' chiusi dietro per causa vostra, e quindi vi siete costretti a fare allenamento su una partita da star chiusi dietro. Questo immagino sia di soddisfazione, perché è un passo avanti per la Reggiana, non solo proposizione ma anche difesa. Sì, siamo riusciti, io ripeto sempre che noi bassi facciamo fatica a starci, bassi non facciamo le partite e ci consegniamo. Però dai, loro per me è una squadra fastidiosa, perché davanti tengono palla bene, fanno risalire, vanno dritti ma ripuliscono dietro la schiena dei nostri centrocampisti. Siamo stati bravi, ho detto sul mestiere bisogna crescere ancora, perché l'abbiamo riaperta, era finita 3-1, 3-2, per me potevamo evitarlo, sono stati una serie di errori e dobbiamo andare avanti, dai. Mister, l'espulsione di Cigarini dalla panchina, ho visto che hai cercato di... Non ce l'ho fatta. Non ce l'hai fatta, ma cosa hai combinato? No, ho detto qualcosa al Guardaline se l'è presa un po'. Abbiamo provato a farla passare, abbiamo tirato fuori anche il Natale, ma non abbiamo convinto. Niente, ecco, il Catanzaro che vinceva 2-0 e alla fine ha perso proprio nei minuti finali. Ah. Ecco, questo risultato cosa potrà, come dire... A noi niente. Cioè, ti aspetti un avversario più arrabbiato o più magari, come dire, un po' in impaccio alla fine, seconda sconfitta consecutiva? Ma no, il Catanzaro ha un'identità forte, precisa, l'allenatore è lì da 2 anni e mezzo e perciò il Catanzaro sa giocare, se non stai attento prendi una giornata importante, ti fanno passare, e dobbiamo arrivarci giusti, ultima partita, poi dopo c'è la sosta, tutti fanno le feste, perciò ci tengono tutti a finire bene. E perciò sarà tosta, molto tosta. Salerno ti ha detto qualcosa a fine partita? Indovina? No, te l'avevo detto. Dimmelo tu. Te l'avevo detto. No, l'aveva detto prima della partita, però me l'ha detto anche altre volte, perciò come quello che dice domani piove, prima o poi piove. No, scherzo. C'era anche il patrono oggi? Sì, è entrato prima della partita con la sua... Sì, è entrato, ha parlato alla squadra.
mai sopra le righe, sempre positivo. A noi fa bene anche il padrone che ci viene a vedere, che ogni tanto entra nello spogliatoio, persona importante. Mister, a seguito della squadra c'era anche Rozio, nonostante non fosse disponibile. Come sta, come, a che punto è? Rozio e Pajak sono venuti, hanno preso la macchina e sono venuti, perciò questa è una grande cosa. Anche Pajak, che ha giocato poco, è venuto per stare vicino alla squadra, ha caricato i ragazzi prima. Rozio sta benino, adesso è a Bologna a fare delle cose, un programmino per superare questo piccolo infortunio, e poi sarà a disposizione, credo tra poco, adesso poi ci sono le vacanze. Un'analisi del primo tempo, perché non so se sono stati errori tecnici, individuali, cioè cos'è mancato, cos'è che è successo dopo il gol, perché non tenevamo più palla, è quello. Quello, abbiamo sbagliato quello. Sbagli il primo, sbagli il secondo, inizi a correre a vuoto, nel senso che devi correre dietro per riprendere il pallone, magari perdi lucidità. Dovevamo fermarci un attimo, ogni tanto prendere un fallo per spezzare un po' la dinamica di quel momento, e non ci siamo riusciti. Pronti via, cos'è successo? Gol. Meglio così, non potevamo iniziare. Poi c'è stato un po'... No, raccontaci però il gol, perché insomma, finalmente un approccio una volta tanto che gira dalla parte giusta. Era quello che volevamo, che cercavamo di partire subito forte, siccome nelle ultime magari, forse a Brescia meno, Brescia abbiamo fatto meglio, con la Samp abbiamo avuto un approccio un po' così, cercavamo soprattutto i primi minuti, poi è uscito anche il gol fortunatamente, e abbiamo avuto un po' di difficoltà poi dalla metà del primo tempo in poi. Però nel secondo tempo un'altra reggiana, e ci sta, nel senso, ci sono dei momenti magari delle partite, come dicevo anche in passato, in cui devi anche saper reggere botta, e oggi siamo stati secondo me molto più bravi delle altre volte. Abbiamo tirato fuori un po', se mi permetti le parole, un po' le palle, a differenza di altre volte si è visto, sono contento. Senti, ma il gol, hai visto arrivare quel pallone, il primo pensiero è stato quello di chiudere gli occhi e tirare? Sì. Sono stata aiutata anche, non so se hai visto, l'ha deviata anche, quindi a sto giro è girata anche bene qualche episodio, quindi prima o poi torna tu. Alessandro, buonasera. Restando al gol, non è tanto diverso da quello che hai trovato in nazionale, è abbastanza simile, no? Dal limite, è un fondamentale che stai provando il tiro da fuori? Beh, sicuramente capita spesso, è capitato con la Samp, è capitato qualche volta, capita, quindi se riesci a inzicare quei 3-4 gol all'anno, comunque sono numeri che fanno bene sia personalmente che alla squadra, quindi è una cosa che mi manca e cerco di compensare, dai. E un'altra cosa, tu giochi in un ruolo dove vedi tutto, no? Centrocampo, cioè diciamo che sei un, certo, po' il termometro, sei un po' il termometro della squadra, no? A livello di ruolo, cos'è cambiato intorno a te oggi, cioè cosa hai visto di diverso, no? Rispetto alle ultime partite? Atteggiamento, oggi dico la verità, bene o male, non ci interessava se avessimo vinto bene o avessimo vinto male, l'importante oggi era uscire con un risultato solo, e ci siamo riusciti e sono strafelici di questo. Cambiato che abbiamo vinto più seconde palle, abbiamo vinto più duelli, se stai più compatti, e quello ti porta poi a fare una buona partita. Senti, il peso specifico di questa vittoria sono più dei 3 punti? Sì. Secondo me sì, anche perché era un momento difficile, non vincevamo penso da quasi 2 mesi, quindi per me valgono, valgono sempre 3 punti, però come morale, come vittoria, questa qua secondo me vale più di 3 punti sicuramente. Ci siamo un attimo staccati da quella zona lì, anche se non del tutto, però anche moralmente, mentalmente ci fa bene. Cedric, una bella vittoria che aspettavate da tanto, e tra l'altro quando segni tu si vince, quindi come sei contento? Sì, sono contento per la vittoria, importante per noi, e come hai detto te, quando segno si vince, quindi devo cercare di fare più gol possibili, però lasciando il gol a parte sono contento più per i 3 punti che per i gol. Hai avuto un ottimo minutaggio, no? Dopo qualche problema fisico, come ti senti? Bene, dopo un infortunio comunque muscolare ci vuole un po' di tempo comunque a ritornare alla forma e fare i 90 minuti,
però l'importante era comunque tenere botta e aiutare la squadra. E l'ultima cosa, martedì si torna già in campo con una squadra forte che tra l'altro ha già perso, quindi magari sarà anche arrabbiata. Voi dovete continuare così, no? Con questo atteggiamento, insomma, questa carica anche in più che vi ha dato la vittoria. Beh, sicuramente, perché loro saranno arrabbiati, però noi abbiamo più fame perché siamo in una situazione che non ci permette di rilassarsi, quindi aspetteremo con la bava alla bocca. Nel primo tempo avevi tutto il peso dell'attacco sulle tue spalle, palloni giocabili non erano arrivati moltissimi. Sì, però ci sono state delle occasioni dove potevo gestire meglio la palla e far salire la squadra e diciamo che non sono riuscito a portare su sulla squadra e loro giustamente ripartivano subito. Secondo tempo decisamente meglio, siete sembrati il cugino bello di quelli del primo tempo. Sì, perché comunque ci siamo detti che siamo partiti i primi 10 minuti magari bene, poi dopo ci siamo spenti e loro comunque una buona squadra, ma poi nello spogliatoio ci siamo parlati e penso che si sia visto in campo. Complimenti. Grazie. Lasciamo andare.